Per tutta la giornata di oggi sarà possibile visitare il sito archeologico di Piazza Sant'Anna a Teramo, che riapre, e ci sarà la possibilità anche di avere visite guidate per i gruppi. Sì, una riapertura importante che attendevamo da tempo. Abbiamo avuto la necessità di fare dei lavori di manutenzione e di sistemazione nel corso di questi mesi, e oggi riapre in tutta la sua bellezza con la presenza della nostra cooperativa dei servizi culturali, e riapre insieme a Sant'Anna dei Pompetti, quindi uno spazio culturale che torna fruibile per la nostra città. Non solo Piazza Sant'Anna. Non solo Piazza Sant'Anna, ovviamente abbiamo le aperture all'Arca e alla Pinacoteca. L'Arca in questo fine settimana con la nuova mostra che partirà via Nicola Palma da domani come sala espositiva. Io devo dire che c'è questa fase di transizione dove tanti spazi culturali sono oggetto di intervento, di riqualificazione e di ricostruzione. Stiamo lavorando per riaprire tutte le nostre bellezze, lo stiamo facendo attraverso una programmazione che anche con qualche difficoltà però manifesta e sviluppa tutta la bellezza di Teramo città capoluogo.